Buonasera, noi siamo due dei tre registi del lungometraggio Articolo 1, una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, stasera proiettato al Cinema La Perla all'interno del circolo Cinedrom. E niente, siamo qua un po' per spiegare il progetto che è venuto fuori appunto da tre giovani registi emergenti, giusto Lorenzo? Sì, tre giovani registi emergenti e toscani provenienti da realtà geografiche e culturali comunque diverse, anche se all'interno della stessa regione, che però avevano voglia di raccontare la stessa cosa e che era qualcosa che ci riguardava profondamente da vicino e che riguarda purtroppo l'intera nazione. Giusto, il tema naturalmente è la precarietà del lavoro giovanile in Italia. E questo film, diciamo che è stato fatto appunto da una, se possiamo definirla così, una massa di precari, ecco, sì. Perché a titolo del tutto gratuito più di 100 persone si sono unite al progetto e hanno dato una mano per la sua realizzazione. Dalla pre-produzione alla post-produzione sono passati 13 mesi, il nostro budget era, diciamo, molto limitato perché non superava i 6.000-7.000 euro. Speriamo di aver fatto comunque un buon lavoro, o almeno che riesca a risvegliare un po' le coscienze dei nostri concittadini. Ecco. Giustissimo.